Ci sono persone che nascono e vivono il periodo loro concesso sulla Terra senza colpo ferire, lievi come un'aria, protette da un anonimato che permette loro di essere placidamente inosservate. Poi ce ne sono altre, che invece sono destinate a lasciare un solco talmente profondo che si parlerà di loro anche molti secoli dopo la morte. Esiste invero anche una terza categoria alla quale appartengono alcuni sventurati del caso che si sono trovati a vivere in un contesto storico particolare, invischiati in contrasti e diatribe alle quali, potendolo evitare, non avrebbero mai preso parte e all'interno delle quali ne sono usciti a pezzi. È questo il caso di una donna la cui unica colpa è stata probabilmente quella di essere ricca e sola contro un mondo spietato, unicamente comandato dalle guerre degli uomini, che avrebbero preferito cancellarla dalla faccia della terra per la sola ragione di essere viva e presente. E si sa che quando una persona è intoccabile non resta altro da fare che demolirne la reputazione, agendo con forza, supportati da un contesto storico e sociale in cui è più facile muoversi senza mezze misure, finché di lei resta solo sangue e carne e una nomea terrificante, così incisiva da entrare in una leggenda lunga 400 anni. Di lei si sono dette tante cose, che era stata la più prolifica serial killer donna della storia, con alle spalle più di 600 vittime, che facesse il bagno in granditi nozze colme di sangue delle vergini che uccideva, che fosse una strega libertina e impunita grazie alla potenza della sua famiglia, che fosse una cannibale e che bevesse il sangue delle sue vittime in cambio della gioventù eterna, diventando una vampira. Ma dov'è che la storia smette di essere tale per diventare leggenda? E soprattutto, cosa c'è di vero? Erzsébet Báthory, del ramo degli Ecsed, nacque il 7 agosto 1560 in un villaggio del nord-est dell'attuale Ungheria, ma venne allevata nella proprietà di famiglia in Transilvania. Apparteneva ad una potentissima famiglia protestante ungherese, tra le cui fila si annoveravano eroi di guerra, un cardinale e un re di Polonia, ma aveva anche legami di parentela con gli Asburgo, in quanto Sigmund Báthory, del ramo dei Sciomio, aveva sposato Maria Cristina d'Asburgo. Per cercare di comprendere al meglio il contesto storico in cui visse questa donna, occorre spendere due parole della situazione geopolitica di allora, che non era certo tra le più facili. Tutta la zona centro-meridionale dell'Ungheria era caduta nelle mani di Solimano, sultano dell'Impero Ottomano, detto il Magnifico. L'Ungheria del Nord invece era governata dagli Asburgo. In mezzo c'era la Transilvania, l'odierna Romania, i cui governanti rimasero sempre fedeli ad un'idea di Ungheria unita, libera dal gioco dei turchi e degli Asburgo. La piccola Erzsébet crebbe quindi tra il sommo potere degli Asburgo e l'incombente minaccia turca. Trascorse la prima parte della sua infanzia in Transilvania, dove si racconta che all'età di 6 anni assistette ad atti di indicibile crudeltà destinati a segnarla per il resto della vita. Non possiamo sapere se questi episodi incisero in maniera talmente drammatica da trasformarla davvero in un mostro sanguinario. Ma erano epoche diverse, violente, dove bisognava difendersi dall'impero turco che non mostrava nessuna pietà per i nemici. Era la Transilvania di metà 500, nella quale Vlad Tepes, l'impalatore, conosciuto come Dracula, era considerato un eroe nazionale. A 9 anni venne promessa sposa al conte Ferenc Nadasdy, scelta personalmente dalla di lui madre al fine di congiungere le due famiglie, entrambe molto potenti, con ampissimi possedimenti e in grado di tenere testa persino agli Asburgo.
In attesa del matrimonio, Erzsébet venne educata all'arte e alla letteratura. Studiò le opere di Erodoto, Tommaso d'Aquino e Paracelso. Imparò a parlare quattro lingue diverse e accrebbe la sua cultura ai massimi livelli per l'epoca. Quando compì 11 anni, venne mandata nella casa del futuro marito, a Sharvar, con una dote difficile da quantificare. Fu in quell'occasione che alla giovane Erzsébet venne affiancata Anna d'Arvulia, una domestica che rimase sempre con lei. Anche il promesso sposo, Ferenc Nadasdy, sebbene fosse conosciuto come un feroce combattente, era un uomo dall'ampia cultura, formatosi sotto l'esempio del suo stesso padre, ex conte palatino, colto e liberale, difensore delle arti e convertito al luteranesimo. I due si sposarono l'8 maggio del 1575 a Varanno. Tra gli invitati avrebbe dovuto esserci anche Massimiliano II di Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, ma la lontananza gli impedì di presenziare alle nozze. Erzsébet e Ferenc andarono a vivere nel castello di Nadasdy a Sharvar, nel Transdanubio, presso il confine austriaco, e come regalo di matrimonio lui le diede la proprietà della roccaforte dei Nadasdy, a Scheite, e dei 17 villaggi annessi. La contessa Erzsébet Báthory degli Ecsed aveva solo 14 anni. Non si può dire che durante i primi anni di matrimonio la coppia si frequentasse assiduamente. Ferenc era impegnato in varie guerre contro i turchi, considerati una piaga già ai tempi di Vlad Tepes, detto l'impalatore. Accompagnato da commilitoni di pregio, tra cui Jörg Turzo e István Boskai, dunque fu sulle sue spalle di ragazza che posò tutta la responsabilità del patrimonio di famiglia. In quel periodo Ferenc guadagnò molta fama sui campi di battaglia, meritandosi il soprannome di Signore Nero di Ungheria, e a sostegno degli sforzi bellici compiuti, prestò molto denaro alla tesoreria reale di Rodolfo II di Asburgo, successore di Massimiliano II. Il primogenito di Erzsébet e Ferenc nacque soltanto nel 1585. Fu una bambina che venne chiamata Anna e in seguito nacquero Orsica e Katalin. La contessa rimase nuovamente incinta all'età di 35 anni e partorì un maschio, Tamas, che però morì di peste qualche mese più tardi, seguito dalla sorella Orsica. Si dice che dopo la morte dei due figli, Erzsébet, probabilmente frustrata dalla situazione e dall'impossibilità di avere un erede maschio, cominciò ad essere meno accondiscendente di fronte alle mancanze della servitù, fino a diventare violenta. Nel 1598, però, le cose parvero sistemarsi con la nascita di Pal, un maschietto finalmente in salute. Durante questo periodo, oltre alla fedele Anna d'Arvulia, le si affiancarono le domestiche Ilona Jo e Dorozia Sceminsti, detta Dorca, la lavandaia Katalin Benishka, e il vassallo János Jurvári, detto Fisco. Ricordiamoci questi nomi perché in seguito avranno una certa importanza. Quando la figlia Anna compì 14 anni, per preservare il prestigio di famiglia, venne promessa in sposa a Nicola VI Zrinski, appartenente alla nobiltà ungherese. Erzsébet, completamente sola a mandare avanti le proprietà di famiglia e l'economia, riuscì, nonostante la guerra e nonostante il denaro prestato alla tesoreria asburgica, a far prosperare i suoi beni in maniera eccellente. Mentre molti altri nobili si riducevano in rovina, le ricchezze della contessa crescevano a dismisura. Terminato il conflitto, Erzsébet fece comunque richiesta di rimborso più volte alla corona, ma Rodolfo II d'Asburgo si rifiutò di pagare. La contessa allora si rivolse al di lui fratello, l'arciduca Mattia II d'Asburgo, che si offrì di risarcirla, ma in cambio di aiuto nello spodestare Rodolfo. Nel bel mezzo delle trattative, Ferenc si ammalò
e sul finire dei giorni fece in tempo a nominare il proprio commilitone Georg Turzo, potente magnate ungherese e fedele agli Asburgo, curatore legale dei beni del giovane erede Pal, troppo piccolo per curare gli interessi di famiglia. Turzo nel frattempo aveva sposato una cugina della contessa, conosciuta al castello della Bathory. Ferenc morì nel 1604 e Erzsébet si ritrovò vedova, sola, con grandi possedimenti e con un figlio di 6 anni. La sua posizione, preda di vicini avidi, ma anche degli stessi parenti che avrebbero potuto mettere le mani sul suo patrimonio, vacillò. Nel frattempo, i rapporti tra Rodolfo II, l'Ungheria e la Transilvania si erano guastati, a tal punto che István Boskai, zio e amico di Erzsébet, ex compagno d'armi di Ferenc, si mise a capo di un'insurrezione contro il sovrano che, tra le altre cose, aveva deciso di negare ai protestanti ungheresi la libertà di religione. Nonostante la situazione politica fosse tesa con Boskai, che muoveva guerra contro gli Asburgo, Erzsébet si recò presso la corte di Mattia II per chiedere sia la sua protezione, ma soprattutto di rientrare del denaro prestato. Non riuscì nel suo intento in quanto l'arciduca si rifiutò di pagare proprio a causa dei buoni rapporti che intercorrevano tra Erzsébet e István Boskai. Seguirono anni agitati per la contessa Bathory, prigioniera tra due fuochi, la sua famiglia, ora riunita nell'intento di aiutare István Boskai e a cacciare definitivamente gli Asburgo dall'Ungheria, e gli Asburgo stessi che cercarono in tutti i modi di metterla in difficoltà. In quel periodo perse il fratello e persino l'anziana domestica Anna d'Arvulia, che le era rimasta fedele e vicina fino dall'inizio e che si era sempre occupata di mantenere l'ordine della numerosa servitù. C'era anche un matrimonio da organizzare, quello della figlia Catalin, che era stata promessa in sposa a Jorgo Monai Drugat, e per darle una dote la contessa iniziò a vendere alcuni dei suoi possedimenti. Probabilmente fu a questo punto che Erzsébet iniziò a sfogare la sua frustrazione sui servi, elargendo punizioni corporate di elevata violenza che, comunque, ricordiamo, all'epoca dei fatti erano considerate legittime al fine di ristabilire quell'ordine che lei stessa, vittima degli eventi e del volere di terzi, non riusciva più a trovare. Morta l'anziana domestica Anna d'Arvulia, come responsabile della servitù venne nominata Dorca. Il primo omicidio imputato alla contessa accadde durante il soggiorno presso la propria dimora di Bex. La vittima fu una serva di 14 anni, rea di aver rubato. Furono Ilona Jo e Dorca che portarono il corpo a Ponikenus, il pastore luterano, affinché lo seppellisse. Nell'autunno del 1608, dopo una lotta di potere all'interno della famiglia degli Asburgo, Mattia II venne nominato re di Ungheria e nel 1609 Jörg Turzo, ancora curatore degli interessi economici di Erzsébet e del figlio, venne eletto conte palatino. Ricordiamoci Turzo, che tra poco avrà un ruolo decisivo nelle sorti della contessa. In quello stesso periodo, Gobor Bathory, simpatizzante di István Boskai, nipote acquisito dalla contessa, diventò principe di Transilvania. Nonostante i dissapori provocati dalle numerose lotte interne di potere e successione, nonostante il fatto che Turzo si fosse dichiarato fedele agli Asburgo, Erzsébet gli si dimostrò sempre amica, ospitando per circa un mese la sua giovane moglie nel proprio castello di Scheite. Fu in quel periodo che Turzo confidò alla contessa di aver ricevuto una missiva da parte di Megeri, tutore del figlio Pal, in cui si faceva presente che in seguito al funerale di Ferenc dal castello erano scomparse decine di serve. Non ci è dato sapere se quella denuncia fosse fondata, oppure se si stesse già cercando di chiudere un cappio attorno al collo di una donna dalla ricchezza smisurata che faceva gola a molti. Impossibile da togliere semplicemente di mezzo a causa delle potenti amicizie che la rendevano intoccabile.
Di certo c'era che la situazione doveva essere presa in mano prima che lei decidesse di risposarsi per tutelare i propri interessi e quelli del figlio. Quando nel 1610 Anna, la figlia primogenita della contessa, arrivò al castello, accompagnata da tutto il proprio seguito di domestici, Elisabeth si vide costretta a mandare Dorca e metà della sua corte a soggiornare nella proprietà in collina. D'altra parte le esigue proporzioni del castello di Scheite non lasciavano altra scelta. Nicola VI Zrinski, marito di Anna, insistette avanzando la scusa di aver accumulato un grosso debito affinché la contessa concedesse in anticipo a lui e alla moglie, tramite testamento, una parte dell'enorme patrimonio. A questo punto Elisabeth compì l'errore fatale che fu l'inizio della sua fine, accettò e firmò due copie del documento. La prima copia era per Anna e l'altra per la seconda figlia, Kata. Scrisse che avrebbe lasciato tutto ai figli a patto che si fossero rispettati i diritti di successione del fratello Pal, ancora troppo piccolo per avere voce in capitolo. Accecata dall'amore che nutriva nei confronti delle proprie figlie, Elisabeth non capì che su di lei stava per scattare una trappola probabilmente ordita dai generi, che ricevuta l'eredità in anticipo, adesso stavano soltanto aspettando il momento giusto per toglierla di mezzo. Durante la lunga permanenza di Anna, la contessa si ammalò, tanto che ponderò la decisione di recarsi a Piestany, sulle rive del fiume Va, per eseguire dei bagni di fango curativi. Prima di partire le giunse notizia che nel castello, dove sotto il controllo di Dorca si erano trasferiti i suoi domestici, molte ragazze erano state colte da un'improvvisa malattia, ed alcune erano addirittura decedute. Le cose peggiorarono quando scoprì che in realtà due delle serve erano morte di fame e non di malattia, come inizialmente si era ipotizzato, e che altre tre versavano in gravi condizioni. Dorca le aveva rinchiuse in una stanza gelida, incatenate e private di cibo e acqua. Data la situazione delicata, la contessa ordinò nuovamente al pastore Ponichenus di far sparire i cadaveri delle malcapitate. Poi, non potendo attendere oltre, partì alla volta di Piestany, portandosi appresso Doriska e un erborista, il servo Fizco, e la fidata Ilona Io. Fece ritorno a Scheite qualche tempo dopo, più o meno all'inizio dell'inverno, trovandosi di fronte ad una situazione nuovamente difficile. Durante la sua assenza, anche le altre tre serve maltrattate da Dorca erano decedute e, come se non bastasse questo, Jörg Turzo aveva convocato a Bratislava alcuni esponenti della famiglia Bathory, compresi i mariti delle due figlie, per giurare fedeltà a Mattia II di Asburgo. Malgrado gli avvenimenti, per Natale, la contessa ha deciso ugualmente di dare un grande ricevimento. Invitò Turzo, col quale, nonostante tutto, era rimasto in buoni rapporti, ma il conte palatino declinò l'invito perché sua moglie stava per partorire. Arrivarono il figlio Pal, in compagnia del suo tutore, Imre Megeri, e sebbene si fossero convertiti al cattolicesimo, al castello giunsero anche Kata e il marito. La mattina di Natale ci fu una funzione religiosa tenuta dal pastore Ponichemus, che all'improvviso, durante la predica, attaccò duramente la nobiltà ungherese presente, dicendo che la corruzione e la sete di potere li aveva resi schiavi sia degli Asburgo che dei Turchi. Poi denunciò pubblicamente la condotta criminale di Elisabeth Bathory. È facile immaginare quale reazione scatenò nei familiari della contessa, che infatti si alzarono e abbandonarono la chiesa. I mariti di Anna e Kata, accompagnati dal tutore di Pal, si recarono a parlare con Ponichenus. Questi ammise di aver esagerato e disse che sarebbe andato a porgere le sue scuse alla nobiltonna, ma in realtà non lo fece mai, perché quella sera stessa accadde un ultimo grave fatto che avrebbe incastrato definitivamente Elisabeth. Figli e mariti decisero di lasciare il castello prima del tempo. Rimasta sola, la contessa venne a sapere che la domestica Doriska era stata sorpresa a consumare del cibo rubato insieme ad altre 5 ragazze. La reazione di Elisabeth, frustrata dalla giornata difficile e da una situazione sempre più ingarbugliata, fu quanto mai esagerata.
si fece portare le malcapitate e con l'aiuto di Fisco e Ilona Yu le picchiò con ferocia. Si dice che il conte palatino Iorg Turzo, il tutore di Pal e i mariti delle due figlie, arrivarono al castello il 30 dicembre, proprio nel momento in cui la contessa stava punendo le donne. Trovarono le ragazze incarcerate e la domestica Dorichka morta, massacrata di botte. Le conseguenze furono quanto mai terribili, anche perché sulla contessa si dice che gravassero già delle inchieste preliminari su alcune denunce anonime giunte a Mattia II, sovrano di Ungheria, che non vedeva l'ora di confiscare l'imponente patrimonio di Erzsébet, ridimensionare in tal modo l'influenza politica della sua famiglia. Dopo il processo, durante il quale si estorsero parecchie testimonianze con la tortura, nel 1611 la contessa fu condannata a perpetuis carceribus nel suo castello di Scheite. Le domestiche Dorka e Loneio vennero torturate e bruciate sul rogo. Fisco invece fu decapitato nel castello di Bice. Dei servi più fedeli della contessa si salvò solo l'anziana lavandaia Catalina Benichka. Nel 1612 Georg Turzo e la moglie si recarono a Scheite, dove asportarono tutti i beni materiali della prigioniera. Privata di qualsiasi potente appoggio dal momento che István Boskai era mancato nel 1606 e che nel 1613 morì anche Gábor Báthory, tradito dai suoi stessi uomini, Erzsébet si ritrovò completamente sola. La morte per lei giunse il 21 agosto del 1614 a 54 anni, in seguito a un presunto malore al quale non fu data la giusta importanza. Fu sepolta nella chiesa di Scheite il 25 novembre del 1614, ma secondo alcune fonti, a causa del tumulto degli abitanti del villaggio che non la volevano nel loro cimitero, il suo corpo fu trasferito nella sua casa natale a Eced, dove trovò riposo nella cripta della famiglia Báthory. Non si sa se durante gli anni a venire la salma venne nuovamente spostata, ma ad oggi non si conosce la posizione esatta della sua tomba. Durante i secoli successivi, il caso di Erzsébet Báthory ispirò numerose macabre storie. La vicenda che vedeva la contessa fare il bagno nel sangue delle sue vittime al fine di preservare la propria bellezza apparve per la prima volta nel 1729 nella tragica storia dello studioso gesuita Laso Turosi. Quanto riportato venne però messo in discussione nel 1817, quando si scoprì che i resoconti dei testimoni emersi nel 1765 non includevano in alcun modo bagni di sangue. Nel suo libro Ungheria e Transilvania, pubblicato nel 1850, John Paget contribuì a fomentare la leggenda nera descrivendo le presunte origini dei bagni di sangue della Báthory, ma il suo lavoro si concentrò per lo più sui racconti della gente del luogo, tramandati oralmente nel corso dei secoli. Diversi autori, come Laszlo Nag e la dottoressa Irma Sadecki-Kardosh, sostennero che Erzsébet Báthory fosse stata vittima di una cospirazione motivata politicamente al fine di espropriare le sue enormi ricchezze, che comprendevano vaste aree strategiche della terra ungherese. La teoria sembrerebbe coerente con la storia ungherese di quel tempo, che comprendeva conflitti religiosi e politici, in particolare relativi alle guerre con l'impero ottomano, la diffusione del protestantesimo e l'estensione del potere asburgico sull'Ungheria. A sostegno dell'innocenza della contessa furono rispolverate le testimonianze di circa 300 persone che dissero di aver riferito avvenimenti sentiti da altri, ma di non aver mai visto di persona quanto si raccontava sulle feratezze della Báthory, che in realtà era famosa per essere molto attenta alle esigenze dei suoi mezzadri. I suoi servi confessarono sotto tortura,
avvalorando la teoria del complotto, dal momento che in determinate condizioni psicofisiche è impossibile avere una testimonianza sincera. Pertanto le accuse di omicidio erano basate su voci. Basti pensare che tutt'oggi non è ancora emerso alcun documento ufficiale che attesti che qualcuno nella zona si fosse mai lamentato della contessa. Nonostante questo, la Bathory è stata etichettata dal Guinness World Records come la donna assassina più prolifica, con 600 vittime sulla coscienza.